Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta. Siamo insieme fino alle 19.04 e abbiamo quindi due ospiti. Nella seconda parte parleremo delle uova di Pasqua in piazza, che è un'iniziativa benefica a favore dell'AIL. Nella prima parte invece siamo in compagnia della professoressa Bruna Scaggiante, che è la presidente della LILT Trieste. Buonasera professoressa, grazie per essere tornata a trovarci, con la quale parliamo anche di tutta una serie di argomenti che hanno a che fare fondamentalmente con la prevenzione, partendo anche dalla conclusione della settimana nazionale per la prevenzione oncologica. Se non mi sbaglio, per quanto riguarda le date, mi corregga pure, ma anche se dirò altre scemenze, per amor di Dio, due giorni, venerdì l'altro, lei ha tenuto una delle pillole di lunga vita attiva, in quelle che si tengono alla piscina, parlando delle proprietà dell'olio d'oliva. Sì. Alla luce della settimana di prevenzione? Sì, ah, okay. Sì, esatto. Io intanto ringrazio Ariella Ciucca e Lunga Vita Attiva, che è veramente sempre un grande piacere collaborare con loro in questo programma, che ovviamente è dedicato all'invecchiamento attivo e alla salute anche nella terza età. Sì, abbiamo parlato delle virtù dell'olio extravergine di oliva e le virtù riconosciute a livello scientifico che fanno di questa sostanza un vero e proprio nutraceutico. Pertanto c'è tutta una serie di robusti dati scientifici che dimostrano come l'olio extravergine di oliva sia molto salutare per tutte le età, e ovviamente anche per un invecchiamento attivo. In che senso? Dove agisce? Allora, la parte più interessante dell'olio extravergine di oliva, oltre al fatto di essere ricco di acidi grassi monoinsaturi, ma non sono quelli in realtà i soli elementi a favore della salute, ha almeno 230 molecole attive diverse, che vanno sotto il nome di polifenoli, che compongono circa il 2% dell'olio extravergine di oliva, e queste molecole sono attualmente studiate perché hanno degli effetti salutari ben documentati sul tutto il cardiocircolatorio, quindi sulla regolazione della pressione del sangue e sull'abbassamento ovviamente del colesterolo cosiddetto cattivo, ma hanno un ruolo molto importante anche nel agire positivamente, quindi diminuendo l'infiammazione e anche aiutando ad evitare dismetabolie come può essere il diabete. Quindi diciamo, questa è una cosa che è stata veramente documentata in molti studi sull'uomo, dove i marcatori del sangue per queste patologie si sono dimostrati diminuire con un uso costante di olio extravergine di oliva. E devo sottolineare che l'organismo americano Food and Drug Administration, ma anche l'organismo europeo che si occupa della salute, ha decretato che l'olio extravergine di oliva è un nutraceutico di cui è consigliata l'assunzione giornaliera di almeno 2 cucchiai al giorno, meglio sarebbe 4. E la cosa più interessante è che l'olio extravergine di oliva nella dieta mediterranea è presente. Rappresenta circa il 35% delle calorie. E è stato dimostrato in un bellissimo studio che è stato pubblicato proprio recentemente, uno studio prospettico, che nelle persone in sovrappeso, addirittura obese, non aumenta il peso, ma addirittura favorisce la diminuzione del peso. Quindi veramente è da riconsiderare questo nostro elemento così prezioso della dieta mediterranea alla luce di queste nuove scoperte. E sottolineo che proprio nell'ambito della conferenza per lunga vita attiva, come pillola di salute, abbiamo raccomandato la qualità. Cioè ormai la qualità dell'alimentazione è fondamentale per la prevenzione e per la prevenzione anche dei tumori, perché ci sono studi molto robusti
che dimostrano addirittura che l'olio extravergine di oliva, un'assunzione costante in un campione di donne australiane, ha dato una riduzione significativa dell'incidenza del cancro alla mammella. Quindi sono dei dati molto robusti. Sarebbe consigliabile assumerlo come contorno? Allora, sarebbe consigliabile assumerlo crudo. E quindi con l'insalata da usare anche, quindi questi famosi da 2 meglio 4 cucchiai da tavola, quindi da minestra di olio extravergine d'oliva, sono da considerarsi crudi. Poi uno può anche cuocere con l'olio extravergine d'oliva, anzi è consigliato, però lì io ricorderei che meglio non abusarne, nel senso che magari metto un po', poi riaggiungo man mano che sto andando avanti quella cottura, per evitare che raggiunga il punto e superi il punto di fumo, no? Però questi effetti benefici veramente sono assolutamente straordinari anche nel campo della prevenzione dei tumori, e non a caso è il nostro simbolo. È il vostro simbolo. Tra l'altro ho letto anche che l'Italia è il secondo paese al mondo produttore di olio d'oliva, dopo la Spagna. La Spagna è il primo. Però voglio sottolineare che, almeno per quanto ho visto io negli studi pubblicati su riviste internazionali, le olive spagnole sono di qualità inferiore alle nostre. Ah, ho capito. Nel senso che l'osservazione degli effetti, diciamo, nutraceutici così importanti sul cardiovascolare, sulla riduzione dei tumori, deriva già da studi fatti negli anni 70 e dal fatto che avevano osservato che la popolazione cretese, quindi parliamo della Grecia, aveva un'incidenza bassissima di malattie cardiovascolari, mentre i finlandesi molto alta, no? Ecco. Ma quelli anche bevono, tra l'altro. Sì. E dopo da lì è partita una serie di studi che via via nei giorni nostri interessano l'olio e l'oliva, che è il frutto da cui si spreme, perché proprio è un succo l'olio extravergine, no? Non ha nessun altro procedimento chimico, e diciamo che si è studiato anche le varie varietà. E le olive spagnole non sono così ricche in polifenoli come quelle italiane. E poi tra le italiane olive che sono molto ricche e altre un po' meno ricche, per cui il contenuto di polifenoli è importantissimo per garantirsi una buona salute, come pure l'acidità. Ho capito. Più bassa è l'acidità, migliore la qualità. Il contenuto di polifenoli è trascritto poi sulle bottiglie? No, purtroppo non è sempre trascritto perché non è richiesto per legge, però io consiglio di ci sono dei parametri da considerare, no, per la qualità. Allora intanto se olio extravergine, parliamo solo di olio extravergine, sì, certo. Perché tutti gli altri dopo subiscono dei trattamenti, l'olio extravergine no. Allora il primo consiglio è di vedere che l'etichetta abbia il DOP è già una garanzia. Poi estratto a freddo, una garanzia in più, nel senso che vuol dire che sono stati attenti alle procedure, e poi conta l'acidità, che non sempre è dichiarata, e sicuramente il contenuto di polifenoli, che uno può andare a vedere nel sito del produttore, certo. Perché lì forse trova la scheda con... Tra l'altro poi anche a Trieste, insomma in provincia, c'è una produzione di locale, olio d'oliva molto importante, tra l'altro. Molto importante, anzi molto di qualità, molto apprezzata. Anche la San Dorigo, se non mi sbaglio, sì, se vorrei sbagliare. Sì, la Bianchera soprattutto, sì. No? Quindi assolutamente anche noi abbiamo un olio assolutamente eccellente, ma la qualità la fa, e il contenuto di polifenoli la fa... il grado di maturazione delle olive, come sono state tirate giù, se si lasciano cadere oppure se vengono raccolte a mano, e ovviamente quanto tempo passa dal momento della raccolta al momento della spremitura. E poi è importante, voglio dire, avere un po' di buon senso, no? Un olio extravergine di oliva, se costa 3 euro al litro, non può essere sicuramente di qualità. Sì, anche quello bisogna guardarla. È sempre più, come si potrebbe dire, sempre più accertata, lo era già da prima, però insomma si insiste sempre di più, l'ho detto anche lei, sulla necessità di
mangiare bene e mangiare meglio anche per in virtù, come si potrebbe, anche anche per prevenire, mettiamola così, Certo. l'insorgenza di determinate malattie, Sì, eccetera. devo dire che il cardiovascolare, con il quale tra parentesi noi abbiamo una similitudine in termini di prevenzioni, e mi piace ricordare qui sul territorio una grande alleanza con il centro cardiovascolare, diciamo noi condividiamo dal punto di vista della prevenzione oncologico e cardiovascolare gli stessi principi. Per quanto riguarda il fatto che alimentarsi bene e rimanere in attività fisica costante, sono due elementi essenziali che determinano la Certo. prevenzione primaria, quindi evitare l'insorgenza della patologia o delle patologie, ma anche quando purtroppo uno l'ha già incontrata la patologia, sono sempre due elementi estremamente favorevoli dal punto di vista dell'accompagnamento nel percorso terapeutico. Quindi qualità dell'alimentazione e attività fisica sono due binomi inscindibili, tant'è che noi avevamo Francesco Totti come testimonial proprio a rappresentare la parte Sì. dell'attività fisica, no? Oltre che il cuoco, lo chef Ah, Bottura, non Bottura, l'avevo sì, che ha riconosciuto vinto nel adesso ho capito. 2016 il Eh beh, premio quello è uno come anche sì, tosto, insomma. miglior chef a livello Quali sono, internazionale. adesso è sempre poi anche soggettiva come risposta, però insomma, nel senso, quali sono i cibi sui quali possiamo fare sempre affidamento? Allora, sì, in termini di... Sì, in termini con quantità anche. Perché insomma, il cibo migliore del mondo, se uno s'abbuffa, poi dopo alla fine non è che. Certo. Ma allora, io ho notato che è già molto tempo che la popolazione italiana si è discostata dalla dieta mediterranea. E la dieta mediterranea è assolutamente importantissima per garantire il nostro stato di salute, quindi l'aderenza alla dieta mediterranea fa già tantissimo. E l'altra Perché si cosa sarebbe discostata? Cioè è dipende da. perché, no, io credo che dipende semplicemente dal fatto che l'industria alimentare, con tutti i cibi preconfezionati e con il fatto che noi siamo sempre più presi nell'ambito Sì. dell'attività professionale, ovviamente ha soppiantato, le nostre buone regole, di alimentazione. E con dei falsi miti poi, tipo che ci preconfeziona tutto e che è anche di qualità. Non è così. Nessun cibo preconfezionato può essere di qualità come quello preparato fresco. Ed è vero che la nostra alimentazione mediterranea tradizionale non implica una cucina impegnativa dove tu devi stare mezza No, direi proprio di giornata. no. Perché la classica pasta col pomodoro, l'insalata fresca, accompagnata magari dal formaggio, un po' di pesce, la carne saltuariamente, pochi zuccheri raffinati, cereali spesso anche integrali, eccetera, non è difficile Sì, no, da oggettivamente attuare. no. E che noi ce ne siamo un po' discostati. E questa è la causa principale, di tanti poi nostri problemi, compreso anche un invecchiamento non in salute. Ho capito. Tant'è che l'olio extravergine di oliva si è dimostrato essere capace di rallentare l'invecchiamento, misurato proprio con il grado di accorciamento delle estremità del nostro DNA, che si chiamano telomeri, in alcuni studi che sono stati condotti su gli uomini, un numero non elevatissimo ma assolutamente significativo, che ha dimostrato che l'olio extravergine di oliva, quindi la dieta mediterranea, è in grado di. Perché poi tutti questi studi, attenzione, si riferiscono, non è che ai soggetti viene dato da mangiare solo Sì. l'extravergine di oliva, no? Quindi hanno una dieta arricchita in olio extravergine di oliva, oppure viene chiesto di aderire alla dieta mediterranea con la prescrizione dei 2-4 cucchiai di olio extravergine di oliva. Quindi è Quindi tutto il ricordatevi allora contrario. questa insomma, sta dieta mediterranea tanto
bistrattata, eccetera, alla fin fine è quella migliore, insomma. Assolutamente. Pasta col pomodoro, non col ragù, è un po', o delle volte ecco, si... no, appunto, io suggerirei col pomodoro, e anche perché il binomio pomodoro, olio extravergine d'oliva, siccome l'olio è grasso, fa assorbire meglio l'icopene che nel pomodoro, che un altro polifenolo che è naturalmente benefico per la nostra salute. Mi viene in mente questo, da un punto di vista proprio della dieta, no? Per esempio, non so, chi attua una dieta vegetariana o chi attua una dieta vegana, parliamo di persone adulte, non quelli che la fanno, insomma, in alcuni casi subire anche ai figli, ma su questo non mi addentro su questo. Sono diete che aiutano o... Allora, sono due cose diverse, il vegetariano e il vegano. Sì. Io sono diventata vegetariana e siccome l'azienda mi fa sempre i controlli, sono sempre sana, sempre abile in lavoro, vuol dire che sono la testimonianza che vegetariano non fa male. Ma è stato difficile? No, assolutamente no, nel senso che cambiando modo di pensare mi è venuto spontaneo a diventare vegetariana anche per una questione etica rispetto agli allevamenti intensivi e poi anche perché abbracciando un'altra scienza che è quello dello yoga, onestamente capisco, cambio un po' il modo di vedere e quindi viene spontaneo. Alimentarsi più con derivati... Che poi, fra l'altro, chiedo scusa se la interrompo, può sembrare anche strano, ma per esempio io ho due miei amici che sono vegetariani e quasi sempre ci incontriamo a cena perché è l'unico modo in cui ci si può... Io devo dire la verità, se loro non me l'avessero fatto notare, probabilmente non me ne sarei nemmeno accorto. Cioè, poi dopo quando uno sta in compagnia non è che va a vedere quello che mangia, certo, eccetera. Certo. Però ho scoperto che sono vegetariani dopo circa, dopo parecchio tempo che lo erano diventati. Sì, che non è... quindi non è... No, perché i vegetariani comunque mangiano i derivati, le uova, ma anche il pesce, sì, non è... Sì. Invece i vegani proprio tolgono ogni proteina animale e ci sono anche qua studi robusti che dimostrano che a lungo andare, cioè hanno un vantaggio iniziale, ma poi si allineano, hanno gli stessi rischi di quelli che si alimentano con le diete... diciamo occidentali a base di cibi industriali, raffinati, eccetera, perché ovviamente gli mancano alcune sostanze. Ora i vegani diranno no, non è vero, perché non è così, cioè i dati scientifici dimostrano questo. Io mi bado... Quella poi è una filosofia di vita, anche se vogliamo, che allora io credo che non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo bisogno di una componente anche proteica e che le proteine che derivano dal mondo vegetale non hanno in ricchezza la stessa ricchezza in alcuni aminoacidi che hanno le proteine animali. Questo è un dato di fatto, non possiamo farci niente. Quindi quando uno mi dice, mi sono sentita dire, ho visto il post di alcuni vegani, guardate il gorilla quanti muscoli ha, no? Eppure no, è vegano, no? Perché il gorilla lo è di fatto, no? Però è anche vero che ha... il gorilla sta tutto il giorno a mangiare vegetali per poter fare quella quota di proteine che poi fa quei muscoli. B, comunque come altre scimmie antropomorfe, loro prendono la vitamina B12 dal fatto che magari alcuni cibi sono contaminati con feci di animali dove si... possono trovare i batteri, sì, che producono. Noi non abbiamo autonomia di produrre la vitamina B12 e onestamente tante leggende metropolitane sul fatto che questa si può trovare in alcuni alimenti ho visto che non è stata quantomeno corroborata da ulteriori evidenze, per cui non mi sentirei mai di consigliare una dieta vegana, soprattutto per i giovani, ma una dieta attenta, mediterranea, dove la proteina animale è prima il pesce e poi la carne, sì. Onestamente anche sì. Allora, parliamo in questa ultima parte di questo segmento, parliamo invece dei dati che sono stati resi noti
Per quanto concerne invece, siamo sempre all'interno della prevenzione, per quanto concerne, sì, concerne Sì, gli screening attuati dalla regione e quindi dall'azienda sanitaria per quel che riguarda appunto alcuni i tipi di vari tumore. tre tumori che possono essere prevenuti, C'è no? una percentuale, insomma, oscilla, però il dato, mi pare di capire, il dato abbastanza comune è che il 60%, grosso modo, Sì. delle persone, come si dice, che rientrano nella fascia che dovrebbe fare questi controlli, il 60% si è sottoposto a questi controlli, che è un dato, insomma, abbastanza interessante, insomma. Sì, beh, assolutamente positivo, anche se ovviamente forse vorremmo fare anche un po' meglio nell'ambito dell'adesione ai programmi di screening, anche perché ci sono due programmi di screening che possono avere un ruolo veramente grandissimo, e addirittura nel fare prevenzione primaria, cioè vuol dire impedire che il tumore proprio insorga, mentre, e sono quello della cervice, il cancro della cervice uterina, lo screening per il cancro della cervice uterina e lo screening per il cancro del colon retto. Quindi possono arrivare questi programmi ad identificare la lesione prima che a questa addirittura diventi un tumore conclamato. Quindi questo è estremamente importante. E invece quello della mammella può fare solo diagnosi precoce, Capito. che è importantissimo perché con la diagnosi precoce e tutte le opzioni terapeutiche che abbiamo oggi si può arrivare a percentuali di guarigione veramente elevatissime, che superano l'80%, quindi insomma assolutamente Tra da l'altro, aggredire. c'è anche una. Ne discutevamo, non mi ricordo con quale sua collega, ne abbiamo discusso qua, credo, un mesetto fa, proprio anche dell'importanza poi dei controlli, cioè lo screening non significa soltanto fare la prova, eccetera, però significa anche essere, mi corregga se sbaglio, significa essere inseriti anche in una sorta di database, mettiamo, Certo. che poi effettivamente, siccome i richiami, mi pare che si chiami così, sono di 2 anni Sì, circa, no? dipende, Dipende, sì, ma grosso no? modo sì. Ecco, vuol dire, se sfortunatamente dovesse incidere qualche cosa, i tempi sono relativamente brevi e si può intervenire con una certa, vuol dire, con quella velocità che delle volte è essenziale. Assolutamente, noi collaboriamo da sempre con le istituzioni del territorio per promuovere i programmi di screening e collaboriamo sul territorio anche per quanto riguarda gli studi dell'impatto positivo che i programmi di screening hanno avuto nella nostra regione, perché dobbiamo ricordare che la regione Friuli Venezia Giulia offre dei programmi di qualità veramente elevatissima. E cosa significa? Significa che un Pap test letto da un programma di screening garantisce una qualità che non è sempre possibile trovare all'esterno. Quindi io credo che sia da approfittare finché possiamo garantire qualità così elevate, e possiamo garantire che cosa? Che se uno per sfortuna ha una lesione, il programma si fa carico di seguirlo in tutti i suoi percorsi e senza dover andare più dal medico a fare nessuna impegnativa, è il programma che si prende cura della persona nella sua totalità. Questo è diciamo un servizio che è impagabile e che non in tutta Italia è possibile trovare, perché come LIT noi vigiliamo anche con le altre sezioni su quelli che sono i programmi di screening nel territorio, e purtroppo il Sud soffre tantissimo di programmi che non sono partiti, che se sono partiti non riescono a garantire qualità. E quindi veramente bisognerebbe approfittare di queste opportunità perché sono le migliori prestazioni che uno può trovare nell'ambito Come di. vengono stabilite, per esempio, le fasce di età? Posto che, per esempio, sono molto più ampie per quanto riguarda diciamo, lo screening per Papilloma, il tumore. sì. Hanno per il papilloma. Però Sì. perché, per esempio,
per quanto riguarda il colon dai 50 in su. Infatti per alcuni l'arrivo della lettera a casa non significa oddio go 50, nel senso Sì. molti anche quando era con me 3 anni fa, tutti quanti più o Sì, meno a scadenza dicevano: perché 50? allora le Sono fasce d'età, convenzioni. sì, no, le fasce d'età sono calcolate sulla base del rischio. Vuol dire che da quell'età, in quella fascia d'età tra i 50 e i 70, verosimilmente, grosso modo, dove si collocano mammella e colon retto, è la fascia d'età dove c'è il maggior rischio di incidenza. Non che prima non ci sia, infatti, per quanto riguarda il cancro della mammella, la LILT proprio l'altro anno, in occasione dell'Ottobre in Rosa, proprio a livello di Ministero della Salute, col quale è raccordata, con il ministro in persona, si è fatto un ragionamento di cercare di interessare nell'ambito dei programmi di screening dove fosse possibile o con programmi dedicati, magari con l'aiuto delle LILT, un osservatorio anche per le donne più giovani. Però, perché ovviamente questo è un problema anche per le donne più giovani, però il rischio rimane sempre più elevato dai 50 50. anni in poi. Poi c'è una cosa interessante che almeno nel programma di screening, che è quello che ha dato un po' un filo da torcere all'inizio, ma poi ha dato anche molte soddisfazioni, almeno a livello triestino, e che conosco. Un po' nel particolare, il programma offre anche dei bonus, quindi se una ha sempre partecipato al programma di screening, ad esempio della mammella, magari poi regolarmente, magari poi anche dopo la fine del programma di screening può Ho per capito, ancora qualche può fare. anno accedere al servizio. E il programma di screening paga almeno quando dicono sì, perché l'incidenza del cancro della mammella non è diminuita col programma di screening. No, certo che non può diminuire, perché Sì, un'incidenza dei tumori è dovuta ad altro, no, no? no, sì. Ad esempio agli stili di vita, al Quello modo, che no? dicevo. Quindi alla prevenzione primaria, ma il programma ha diminuito la mortalità. Sì, che è una che. Anticipato, ha trovato Sì, tumori vedi. che, C'è ecco, no? Quindi. un altro discorso poi che mi faceva una volta, mi facevano gli urologi, insomma, ci sarebbe la necessità anche per noi maschi dell'autopalpazione per Sì. quanto riguarda il testicolo, i testicoli, insomma. Perché quello Sì, è anche un assolutamente sì. problema. Io poi in questo, ahimè, sono esperto, però mi dicevano anche gli urologi, dice, in ogni caso noi non consideriamo che le parti, no, si può dire anche, insomma, le Sì. parti intime, non si vede, il medico difficilmente vede le parti Certo, intime, e certo. dice, una volta almeno, quando uno aveva 18 anni, quando c'era la vista di leva, Sì, almeno c'era, quello era un certo. primo, come dire, era un appuntamento dove superficialmente magari, però là se avevi Certo, quantomeno. Quindi dicevano bisogna imparare anche a sì, fare educare, sì, bisogna sì, educare educare sia i maschi che le sia i femmine, maschi che sì. le femmine. Per le femmine certamente più anche, voglio dire, E non è sì. così scontato, perché i dati, proprio in occasione della nostra campagna dell'Ottobre in Rosa del 2016, quindi non stiamo Ci parlando si di di anni dati, fa. di anni fa, ma proprio attuali, dimostrano che, i tumori, diciamo quelli che arrivano conclamati, nascono proprio perché non c'è un'educazione all'autopalpazione nelle donne. Perché ovviamente, quando non hai l'età del programma di screening, vuol dire che non devi fare No, vabbè, niente. sì, ma ci mancherebbe altro. E questa storia di cercare di sensibilizzare anche la popolazione maschile all'autopalpazione, in questo caso appunto dei testicoli, è un progetto che anche la LILT sta cercando di portare avanti Ci sono anche come dei campagna di. testimonial Sì. che ho visto, insomma, Sì. poi è semplicissimo, basta farlo, diciamo così, adesso non voglio insistere su certe cose,
Basta fare anche sotto la doccia, certo, quindi certo, non, uno certo. ha ogni giorno la possibilità di farlo, e insomma fatelo, perché assolutamente sì. Tutto sommato. E voglio sprecare giusto due parole, sì, per dire quello che sono alcune novità nell'ambito dei programmi di screening, a parte ovviamente la parte, diciamo, comunicativa, sì, che la regione ha curato con un restyling di immagine ma anche di contenuti per cercare di coinvolgere più persone possibili. Volevo sfatare un po' il mito della colonscopia come esame di secondo livello, nel senso che proprio il direttore, il dottor Fabio Monica, ha sottolineato e ha tranquillizzato tutta la popolazione che si fa in sedazione, che le preparazioni, sì, non sono più quelle di una volta, che quindi ti obbligavano a bere queste soluzioni così, sì, a lungo, eccetera, eccetera, e quindi non c'è neanche motivo di avere la paura, perché sì, molte, delle, sì, paure di... No, questo, quindi, è anche molto importante. Sì, assolutamente sì. Dottoressa, grazie per essere stata. Grazie a voi per con questa noi. Buon lavoro. E noi dopo intanto continuiamo a vederci, insomma, perché è giusto sottolineare queste cose, anche, vuol dire, delle volte con un tono molto, molto leggero, perché sì, ancorché il problema ci sia, però insomma se lo si affronta in maniera non traumatica è meglio ancora. Insomma. Sono assolutamente d'accordo. Grazie. Grazie ancora, grazie, professoressa. Grazie a tutti. Ci vediamo quando vuole. Pubblicità, poi cambiamo parte, insomma, argomento, perché rimaniamo sempre a parlare di prevenzione. Grazie. La seconda parte di Trieste in diretta, come vedete sul tavolo, sul nostro tavolino, che non serve quasi mai a niente, ma a stavolta invece serve, fa solo caos, per dire la verità, ma comunque abbiamo posizionato alcune delle uova che potranno essere acquistate, poi ci dirà tutto Antonella Cernecca dove, quando, eccetera, e sono le uova di Pasqua che contribuiscono all'attività dell'Associazione Italiana all'attività dell'Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Grazie intanto per essere tornata a trovarci. Grazie per a voi. Parlare di questa iniziativa che, come dicevo anche prima parlando con la professoressa Scargiante, uso un verbo che non è bellissimo, approfitta, diciamo così, della Pasqua per raccogliere dei fondi che poi possono essere appunto utilizzati in che modo? Perché molti non hanno esattamente un'idea chiara di che cosa fa l'associazione. Infatti questo è un grosso problema che ci troviamo ad affrontare in genere quando proprio ci approcciamo alle persone durante la raccolta dei fondi. Allora, è importante dire che tutto quello che viene venduto resta a Trieste, quindi tutto quanto va a servizio dell'ematologia. Okay. Ecco, poi noi sosteniamo anche la ricerca, per il quarto anno consecutivo abbiamo finanziato un progetto di ricerca in collaborazione con l'università e quindi complessivamente, insomma, siamo riusciti a dare 30.000 euro in questi anni, che non sono pochissimi per le nostre risorse, soprattutto, che non sono eccezionali. Anche perché poi voglio dire, c'è anche tutta un'attività, immagino, burocratica e di vita quotidiana, sì, dell'associazione, che non è da poco, insomma, per cui insomma, sì, sì, ecco, l'attività burocratica non è da poco, anche se è basata assolutamente tutta quanto sul volontariato, però insomma sì, poi ecco, dove vanno a finire questi soldi, in sostanza? Bene, appunto, nell'ematologia. Durante questi 4 anni e mezzo, quasi 5 a settembre, in realtà il progetto più grande che siamo riusciti a sostenere, continuiamo a sostenere, è la psicologa nel reparto, che offre un grande supporto per i pazienti e ci rendiamo conto che è molto apprezzata. Sono partiti anche dei gruppi di autoaiuto di pazienti in fase riabilitativa e anche loro ne hanno tratto giovamento. La psicologa è a disposizione anche dei familiari nel caso di chi ne potesse aver bisogno, perché chiaramente uno si approccia alla malattia da malato e ha un tipo di reazione, il familiare ne ha un'altra, spesso peggiore, perché
si sente impotente davanti al fatto che non riesce ad aiutare e non sa come muoversi. Come esattamente. Ecco, questo sicuramente rappresenta per noi, piccola sezione con non grandissime risorse, l'impegno economico più grosso. Poi a Latere ci sono tante piccole altre attività fatte essenzialmente di cose concrete. Ecco, noi siamo stufi di ripetere che abbiamo comprato le televisioni, però in realtà è una cosa che continua ad essere apprezzata moltissimo da parte dei pazienti, che spesso ci dicono o ci mandano dei piccoli messaggi: ah, tanto tempo in ospedale, un mese di ricovero, aver avuto la TV per me è stato veramente di sollievo perché mi aiutava a passare il tempo. Poi nel corso degli anni abbiamo comprato, appunto, cose già dette, le carrozzine. Ecco, l'ultimo acquisto sono stati due tavoli perché c'è stata una modifica da parte dell'UFA, che adesso probabilmente dirò le cose sbagliate, unità farmaceutica, non so perché. Ecco. Ambulatoriale, diciamo. Non lo so. In realtà, cioè, ci sono delle modalità per la somministrazione di farmaci sempre più accurate, e in questa maggiore accuratezza hanno bisogno dei computer per vicino alla pompa che inietta la chemioterapia o comunque il farmaco adeguato, per controllare con maggior chiarezza sempre e maggior definizione. E quindi c'è bisogno di un tavolo diverso? Avevano bisogno semplicemente di un tavolo dove appoggiare questo computer, perché l'azienda ha fornito il computer ma non ha fornito il tavolo. Adesso arriveranno i rimbrotti, lo so, da parte dell'azienda. Quindi abbiamo comprato semplicemente dei tavoli banalissimi, in modo tale da poter appoggiare con sicurezza questi computer, altrimenti stavano su dei servitori, quelli che si mettono di solito accanto ai comodini, quindi anche un po' instabili, e insomma cominciava a diventare pericoloso sia per chi lavorava, che doveva mantenere l'equilibrio sulla sacca vicino e il computer accanto, sia anche perché inavvertitamente magari il paziente si alza, insomma. Quindi ecco, questa è stata proprio l'ultima cosa presa un mese fa. Io sono sempre più meravigliato quando sento queste cose, no? Cioè che si fornisce il computer ma non si fornisce il tavolo, ma insomma dovrebbe... Io ricordo ancora la storia del tè. Anzi, penso che le scorte nostre saranno finite ormai. No, non sono finite, perché c'è stata veramente una corsa talmente ampia, talmente generosa, che hanno ancora gli armadi con il tè, che perderanno un po' di definizione probabilmente come sapore, però a male non vanno muffa, quindi insomma. No, e sono graditi proprio. Quella è stata una cosa che è nata proprio senza pensarci nemmeno su più di tanto, ma insomma. E poi i triestini, insomma, gli italiani sono anche particolarmente generosi proprio con le piccole cose. Io ricordo, mi è venuto in mente proprio stamattina, io ricordo che una signora, una mia vicina di casa, un giorno mi disse: fate ancora la raccolta del tè. E io: sì, facciamo ancora. Poi aspetta un attimo, e con una borsetta con una borsa di plastica mi ha proprio dal balcone ha lanciato sta confezione di tè. Insomma, poi sono cose. No, in effetti noi lo vediamo in maniera molto chiara, che la generosità delle persone a volte è sorprendente. E forse sarà una banalità, forse dirò una cattiveria nascosta, ci rendiamo conto in genere che si conferma la diceria, forse, che chi meno ha più dà. Sì, penso sì. Questo mi dispiace dirlo, però vedo che anche durante le vendite tentiamo di essere molto capillari, anche per andare incontro alle persone che magari non hanno o la possibilità o il tempo, insomma, di venire nei centri più grandi in città. E le zone, tra virgolette, cosiddette più disagiate, in genere sono le più generose. Dove raccogliete di più. Sì. Come stabilite eventualmente, al di là del discorso sulla presenza della psicologa, no? Come stabilite gli interventi, anche questi a cui accennava prima, più,
più minimi da fare, cioè c'è bisogno di, come si potrebbe dire, quasi di sentinelle sul luogo per capire determinate necessità, immagino. Sì, infatti noi abbiamo la grossa fortuna che collaborando direttamente con l'ematologia, proprio nel nostro consiglio direttivo, abbiamo lì un'infermiera del reparto e una dottoressa del reparto. Okay. Quindi hanno toccano con mano il polso della situazione su qualsiasi tipo di esigenza, dalla più grande alla più piccola. Avendo anche lo sportello d'accoglienza, quindi con i volontari che sono a disposizione dei pazienti ogni mattina, anche loro hanno il polso della situazione e quindi ci dicono: guarda, servirebbe questo, hanno chiesto questa cosa qua. Chiaramente per le cose di un certo, di solito per quanto riguarda i volontari, non so, la richiesta è: guarda, manca l'attaccapanni proprio per appendere il cappotto. Cose minime apparentemente, insomma, che però poi fanno la differenza in una struttura come questa, che è una struttura molto particolare, insomma, perché... Sì, perché vai a contatto con un tipo di malattia sicuramente non facile, ce ne sono anche altre, per l'amore del cielo. No, poi dopo sì, non si può fare una classifica, però... Esatto, sicuramente, non ti trovi dal dermatologo, ecco, mettiamola così. Effettivamente sì. Laddove, ma per esempio, questa è una curiosità, si possono, io non ho mai capito questo, per esempio, non so, lì ci sono delle degenze anche particolarmente lunghe, no? Sì, okay. Esatto. Si possono anche regalare, virgolette, poi dopo sui termini si può sempre mettere d'accordo, si possono regalare anche libri, queste cose qua, oppure... C'è una piccola biblioteca che è stata creata nel corso degli anni, già 10 anni fa, quando sono stata ricoverata io c'era, e che è apprezzata. Adesso, onestamente, non essendo io proprio più dentro nel reparto, ma essendoci volontari, non so se è stata incrementata come numero di volumi, ma so che c'è, so che viene presa, i libri vengono presi, vengono letti, vengono riportati in questo armadio, insomma. Okay, c'è anche, glielo chiedo perché magari qualcuno potrebbe anche avere, insomma, la possibilità magari di donare dei libri, eccetera. C'è anche una videoteca? No, una videoteca no, perché non siamo dotati di videoregistratore, ci sono le TV, ma non abbiamo il videoregistratore. Poi uno magari può avere il tablet e con i video diventa autonomo. Sì, può fare per conto. Beh, però adesso, insomma, anche se qualcuno volesse regalare i lettori DVD, costano anche 30 euro. Sì, poi là è magari un altro discorso. Sì, perché poi entrano in gioco tutte le cose che devi fare, le richieste, dimenticate fare questa cosa, perché sennò facciamo più confusione, che altro. Però, purtroppo, insomma, libri, sì. se avete la possibilità, e io so che è difficile liberarsi dei libri, francamente. Vero, verissimo. Però, pensate anche che in questo caso andrebbero anche ad allietare le persone che non stanno bene, quindi forse piuttosto che buttarli, che darli via così, fate un po', pensiamoci un attimo, ecco, insomma, perché se si riesce anche solo con un libro a portare un po' di allegria, serenità. Ma un po' di serenità alle persone, non è affatto male. Adesso magari verrete inondati da libri. Da libri che non sapremo dove mettere. Vi rideranno perché... No, però, insomma, fate questo pensiero, insomma. Altre attività dell'associazione quali sono? O questo vi basta? Allora, sì, per le nostre forze, devo dire la verità, questo è abbastanza sufficiente in questo momento. Okay. Voi seguite anche la ricerca? Noi seguiamo la ricerca, sì. Certo, me lo diceva anche, esatto, per l'università. No, perché sì. la domanda successiva sarebbe stata appunto dove sta andando in questo periodo la ricerca sulle malattie ematiche, insomma. Allora, diciamo che in senso generale posso dire che gli sviluppi sono straordinari, oserei dire, di anno in anno. Ci sono sempre nuovi tipi di terapie, sempre meno invasivi. Io facevo il confronto con i miei colleghi di Sventura che hanno fatto il trapianto un anno fa e hanno usato delle terapie, dei farmaci molto meno invasivi rispetto a quelli che avevo fatto io 10 anni fa. Sì, 10 anni in questo senso può sembrare un tempo velocissimo, per dire la verità, no? Sì.
Tanto è vero che certe malattie, certi tipi di specificità nelle malattie, cambiando il tipo di farmaco, ottengono una qualità di vita migliore e in alcuni casi, anche ti mantengono, cioè non occorre a raggiungere ad esempio l'apice del trapianto, che è Ho la capito, guarigione ho per capito. eccellenza, ma sostituisci il trapianto con delle terapie alternative, magari le fai 2 anni, come è successo a appunto un'altra collega di sventura, sta facendo una terapia di mantenimento, però le ha scongiurato il trapianto. Ecco, cioè la ricerca da questo punto di vista non ha confini, oserei dire, Capito. e ha dei risultati sempre più grandi, e direi anche grazie al GMEMA, che è l'associazione all'interno dell'AIL che si occupa proprio della ricerca, parlo dell'AIL nazionale Ho proprio, no? capito. Ecco. Anche nel caso di questo tipo di malattie, allora, io faccio sempre riferimento ad una battuta che io trovo meravigliosa di Woody Allen, che dice: la cosa più bella che una persona può sentirsi dire non è io ti amo, ma è benigno. Qualcuno potrebbe anche aggiungere: se ciò non succede, l'altra battuta meravigliosa che uno potrebbe sentirsi dire è: l'abbiamo preso in tempo. Sì. Anche in questo caso vale come si dice, la tempestività della diagnosi? Non possiamo, certamente dobbiamo solo generalizzare nel dare la Esatto, risposta, posso però. proprio veramente generalizzare anche perché non sono un medico e quindi po posso parlare solamente per le basi, ecco. Per quanto riguarda le leucemie, so che molto dipende dal tipo di leucemia, Ok, è vero. ecco, perché la prognosi è favorevole non tanto se presa in tempo, ma proprio Dipende dal tipo, ho esatto, capito, dal tipo ho capito. di mutazione genetica. Ecco, per i linfomi sinceramente non lo so, potrebbe essere che però, essendo su un tessuto diverso, più concreto, più fisico, probabilmente sì, se viene preso in tempo si scongiurano pericoli molto più grossi, ecco, Quantomeno forse adesso, insomma. per l'amor di Dio, può anche darsi che preso in tempo ci sia comunque una terapia ma Sì, insomma queste sono cose che sì, sì. Sì, io non conosco, per sì. cui non mi No, addentro ma minimamente, però insomma è credo. importante anche in questo caso. Sì, credo di sì. Ecco, da un punto di vista, è una domanda un po' difficile da fare, mi rendo conto, però da un punto di vista invece psicologico, no? La diagnosi è una di quelle che fanno paura. Sì. Ed è, come diceva lei prima, una diagnosi che coinvolge certamente chi sta male, ma che poi dopo si abbatte su tutta la famiglia. Lì è difficile dare un consiglio, però come si fa? Come ne usciamo? Come ne usciamo? Allora, direi che chi sta dall'altra parte deve trovare le risorse, in tutti gli aiuti possibili che vengono forniti. Ovvero, se c'è una psicologa a disposizione anche da parte della famiglia, usiamo questa possibilità. Perché da solo non ce la puoi fare. Il senso di potenza è talmente pesante, talmente gravoso, che se una persona delle risorse caratteriali proprie, stile roccia per la quale vai avanti e fai finta anche Magari di uno le non. anche trova, Sì, magari uno le può anche trova, anche. però Sì, e beh, sì. è veramente stare dall'altra parte è sempre più difficile. Chi è ammalato, trova in sé un altro tipo di risorsa, perché sei in gioco tu, sei in ballo. O ce la fai o ce la fai, direi, no? Sì. Deprimersi, insomma, c'è la possibilità, per l'amor del cielo, nessuno lo nega. Ma l'istinto di sopravvivenza a volte è più forte, per cui tu capisci che il tuo scopo è quello di continuare a vivere e quindi ti butti e dici faccio tutto quello che è Io possibile. ho Ma te lo giochi in prima persona. insomma, una persona a cui io tengo molto, era ammalato e ricordo che mi dissero, perché poi dopo anche, se è vero anche che
è difficile per la famiglia, c'è anche diciamo così, la componente amicale che ha delle difficoltà enormi poi dopo a rapportarsi a questa cosa perché non sa veramente come In alcuni muoversi, casi eccetera. sì. Poi quello dipende anche cioè è una variabile ulteriore. Io ricordo che Sì. questa persona disse una volta: io non ho nessuna intenzione di arrendermi. E adesso, se uno lo vede, non immagina quello che gli era successo, no? Sì, Quindi, guardi, tant'è vero io che questa cosa ha aiutato anche me quando anch'io ho avuto un problema. Chi segue questo programma lo sa, l'ho detto anche prima, mi sono stato operato ad un testicolo e anch'io ho detto, io poi sono stato un po' più cinico perché ho detto, io non ho nessuna intenzione di andarmene prima di questo, ho tanti libri da leggere, ho tanti film da da vedere che vedere, proprio non ho sì. nessuna. Però voglio dire, si scoprono, no, Sì. questa volontà all'interno di noi che poi Sì. dopo viene fuori e viene fuori, credo, in tutti i casi. Sì, viene fuori in tutti i casi. Io credo veramente che esista un istinto di sopravvivenza fortissimo che in quel momento esplode. Che poi ciascuno abbia la sua modalità per viverlo, è assolutamente vero. Su quello che diceva lei sulla volontà, io mi ricordo l'altra volta l'avevo detto, lo ribadisco e lo dico ogni volta che parlo con qualcuno che anche mi telefona, essendo la segretaria, ricevo spesso le telefonate o di parenti o di pazienti stessi. La cosa che mi è stata detta il giorno o 2 giorni dopo che mi è stata data la diagnosi, guarda, la volontà in questo tipo di malattie da 0 a 10 conta 9,5. E io ci credo e vedo che ha una sua capacità non indifferente di affrontare le malattie. Poi dico anche che il destino purtroppo Beh, è poi quello di dopo sì. ciascuno, però la determinazione fa sì che tu con questo tipo di volontà riesca se il tuo destino è quello comunque di non riuscire a farcela, ci metterai 3 anni invece che un anno. E poi hai combattuto, Ecco. che Assolutamente, questo è non hai anche. Non, rimpianti. appunto. Allora, siccome l'elenco ne abbiamo ancora 7 minuti, e l'elenco dei luoghi dove si potranno È acquistare ancora lungo. queste uova è lungo, io direi intanto diamo un po' le modalità per come, beh, insomma, come comprare non è difficile, insomma, se va, se compra. Questo Bravissimo. non ci vuole molto, però più che altro orari e luoghi. Allora, orari e luoghi. Fondamentalmente i posti più importanti sono ormai consolidati via San Nicolò, angolo via Dante, dove saremo venerdì 31, sabato 1 aprile e domenica 2 aprile, dalla mattina alla sera. Questo significa dalle 9:30 circa fino alle 7:30, Ok, 7 e un quarto. Ecco. adesso c'è anche più chiaro, insomma, per Sì, cui si ma noi guadagna siamo un'ora. stoici, anche d'inverno facciamo gli stessi orari. Neve, bora, non ci Ah, ferma proprio, ho niente. capito. Beh, la nostra fonte maggiore di sostentamento, se non Ah, riusciamo a beh, raccogliere sì, non arriva fondi bene, vendendo certo. uova o stelle, poi Sì, capisco. casco tutto il resto, insomma. Poi ai portici di Chiozza, sabato 1 e domenica 2 aprile, anche là tutto il giorno, dalle 9:30 alle 7:30 circa. E a Roiano, sabato 1 e domenica 2, solo la mattina, perché essendo zona rionale, comunque il Beh, pomeriggio sì, un po' meno, si sì. svuota un po', e idem a San Giacomo, sabato 1 la mattina e domenica 1 la mattina, sempre per la logica che il pomeriggio, insomma, la vita è Beh, meno sì, beh, intensa, sì, beh, insomma. giustamente si deve tener conto anche di questo, Esatto. effettivamente. Sempre sabato 1 e domenica 1 a Opicina, in realtà là in varie postazioni. In via Nazionale 44 barra B, che è stato dato questo indirizzo, e praticamente corrisponde di fronte al Barvatta. Ah, Ecco. E poi un po' più avanti, sotto l'associazione della cultura, associazione ok. Slovena Tabor, e in realtà anche c'è un negozio in particolare che ci aiuterà a tenere le uova. In realtà a Opicina c'è questo negozio di telefonia. Non faccio il nome per non fare pubblicità. Può anche dirlo, guardi, non c'è problema. Punto media. Ok. Ok. La pasticceria Sant'Onorè.
Insomma, vediamo anche, che ci siamo voluti anche, bene. Okay. Ecco, sì, e anche a Prosecco e in via Giulia ci sono una farmacia e una parafarmacia che dove tengono le esatto, per cui là in realtà non sono posti momenti limitati ai giorni istituzionali, ma se uno va poi trova le uova a disposizione o comunque può chiedere e noi le facciamo arrivare. In ospedale, durante quando ci sono i volontari, ci sono anche a disposizione le uova, ogni mattina dalle 8 alle 11 in ematologia, e a Muggia in piazza Marconi, sempre sabato 1 e domenica 2. I posti sono tantissimi, in realtà se andate sul sito... Ecco, sul sito c'è tutto anche... Esatto, c'è l'elenco e anche sulla nostra pagina Facebook c'è l'elenco di tutti i posti dove siamo. Siete solo queste, non tornate poi più non dopo? Non torniamo perché abbiamo fatto un anticipo questo weekend, domenica mattina, sabato e domenica anche i portici, approfittando di Viale in Fiore. Ah, ok. E invece la domenica mattina davanti ad alcune chiese, sensibilizzando un po' le persone, ma più che altro perché ci rendiamo conto che nonostante abbiamo quasi 5 anni di vita, ancora molti non sanno che noi esistiamo. Allora tentiamo di andare noi incontro alle persone piuttosto che gli altri vengano a cercarci. Poi c'è anche una, c'è una sede? La sede purtroppo noi per limitare i costi, perché siamo etici da tutti i punti di vista, la nostra sede è assolutamente fiscale. Ah, ho capito. E quindi non c'è, ecco, se uno vuole l'uovo chiama e magari lo fa, ecco, anche lo facciamo arrivare noi. Così sì. se non riuscite ad andare, questo fine settimana, ecco, potete anche... Sì, vorrei, come dire, chiederti non riuscire a far budini con tutta la cioccolata che ci potrebbe avanzare, quindi se la comprate tutta noi sta bene, insomma. Ma insomma, dai, però penso che... Sì, fino adesso dobbiamo dire, siamo stati sempre in crescita e abbiamo visto che la generosità delle persone è veramente incommiabile. C'è un progetto specifico che vorreste finanziare con questa raccolta, oppure... Allora, mantenere quello che stiamo facendo. Che mi pare già... sì, la cosa che è in nuce e che stiamo per dare il via è la quinta, credo, borsa di studio che quest'anno vorremmo far sì che non diventi solo un contributo economico al medico di turno, ma che questo venga riconosciuto come accreditamento anche, quindi gli porti punti non dico per la carriera, ma anche per un'eventuale specializzazione, ecco, che abbia un riconoscimento ufficiale, cosa che finora abbiamo finanziato le precedenti 4 borse di studio, ma senza dare questo riconoscimento ufficiale, perché bisogna avere dei vincoli con l'università, fare delle domande, c'è tutta una serie di passaggi. Qui c'è una scadenza o c'è un bando, qualcosa? Dobbiamo pensarla un attimo, però ecco, questo è il progetto che è il più imminente e che partirà subito dopo la fatica delle uova di Pasqua. Fate un po' i conti e dopo... Sì, sì, sì. No, okay. Non è questione di far conti, proprio è questione di tempistiche, nel senso che se siamo impegnati in una cosa e non riusciamo a far l'altra, finite le uova di Pasqua ci dedicheremo proprio a creare questo tipo di progetto. Perché mi pare anche una cosa molto... che continua... come si può dire, il doppio binario, no? Da un lato si guarda appunto alla ricerca, alle cure, dall'altro si guarda anche alle necessità, diciamo, di tutti i giorni di chi è ricoverato. Guardate, questa storia dei libri, se avete voglia, non è male, insomma. No, visto che ovviamente libreria, portate cioè... libri anche, adesso voglio dire, anche un po' allegri, insomma. Sì, ecco, sì, ecco, non robe cupe, eccetera. Beh, insomma, può essere, ripeto, può essere un'idea. Liberarsi dei propri libri è difficile, però insomma ci sono delle cause per i quali forse vale la pena anche. Allora, io ringrazio Antonella Cernecca per essere stata nostra ospite. Vi ricordo l'appuntamento adesso sostanzialmente, diciamo, questo weekend con le uova dell'AIL. Sul sito potete trovare segnati i luoghi dove si possono acquistare, anche le fasce orarie. Sì, anche le fasce orarie, fondamentalmente, sì. Così sì, andate andate a colpo sicuro. Esatto. Grazie per essere stata con noi, buon lavoro a lei e a tutti i volontari. Vi ricordo, questa sera, essendo lunedì, c'è l'appuntamento alle ore 21 con il caffè dello sport, conduce Marco Stabile. Oggi siamo tutti quanti contenti perché insomma ha vinto sia il basket che il calcio. Io solo di questo so, per il resto non mi spingo oltre. Buona serata a tutti e arrivederci.